Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della pianta acquatica del genere Alternanthera. L'Alternanthera deriva dalla famiglia Amaranthaceae e prende il suo nome dal fatto che le infiorescenze che emergono dall'acqua sono disposte in modo alternato. È la rossa per eccellenza ed è stata una delle prime varietà rosse ad essere inserite in acquario. Poiché non vive nei sottoboschi ma sulle sponde dei fiumi tropicali dove la luce batte sempre, è una pianta dalle foglie molto morbide, infatti nell'adattamento è probabile che le perda. Spesso produce delle radici avventizie. Questo sta a significare che la varietà in questione non ha nutrienti necessari e quindi li cerca allungando le radici tra gli internodi e nodi, dove dovrebbero partire solo le foglie. In questo video parleremo di alcune delle varietà più utilizzate in acquario dell'Alternanthera. Partiamo a parlare dell'Alternanthera cardinalis. Questa si presenta con un colore sul violaceo. Le foglie sono tra le più grandi tra le alternantere e possono arrivare da 10 a 15 cm di lunghezza. Ha una crescita velocissima, se tenuta bene, e non è consigliata per vasche piccole. Sopporta leggermente di più il calore. Inoltre può stare anche in un contesto più acido, come in natura. Parlando dell'Alternanthera occipus, possiamo dire che è quella che presenta un colore molto acceso, dal rosso fucsia al rosso più spento fino ad arrivare all'arancione, e questo dipende soprattutto dai nutrienti che forniamo in vasca. Inoltre, più è forte la luce, più il colore si avvicinerà al rosa molto acceso. Presenta uno stelo molto sottile, resistente, dal colore fucsia. È ricco di infiorescenze in forma emersa e la foglia è molto piccola, da 5 a 7 cm. È perfetta per la coltivazione sommersa in acquario, poiché sembra quasi un'alternantera bonsaizzata, se si può dire, ma se non potata cresce in altezza fino a fuoriuscire dal pelo dell'acqua. È molto più resistente rispetto alle altre e può essere tenuta anche in acquari dalle dimensioni più ridotte. L'Alternanthera Reinecki Purple, come dice il nome, presenta un colore che va proprio nel purple, cioè nel viola. Le foglie sono molto delicate, larghe e allungate, ma a differenza della cugina cardinalis, più facile da coltivare, cresce con foglie più ravvicinate tra un internodo e un altro, così che in forma sommersa si presenta più accestita e rigogliosa, ma ovviamente solo se tutti i macro e micronutrienti sono sufficienti. L'Alternanthera Reinecki Mini, come dice il nome, presenta una foglia molto stretta che va dal mezzo centimetro di larghezza fino al massimo 2 cm di lunghezza. Ha uno stelo molto resistente e dal colore acceso, ma allo stesso tempo molto sottile. Per ogni nodo partono tantissime foglie, quindi in forma sommersa risulta più accestita e rigogliosa, grazie all'innumerevole quantità di foglie per nodo. Cresce leggermente in altezza, ma consigliamo di potarla in continuazione, così da tenerla bassa e rigogliosa. A nostro avviso è una varietà ottima per vasche piccole e consigliabile come varietà di Alternanthera per neofiti, visto che la coltivazione risulta molto più semplice rispetto alle altre Alternanthera. Ricordatevi che tutte le piante descritte fino adesso sono da terzo piano, poiché cresceranno abbastanza in altezza e quindi andranno posizionate nella parte posteriore della vasca. La riproduzione e la moltiplicazione dell'Alternanthera avviene per talea, quindi dovremo tagliare lo stelo e ripiantarlo, dal quale poi nasceranno le varie radici. Possiamo utilizzarla anche come pianta epifita e quindi, oltre ovviamente a metterla nel substrato, potete attaccarla a legni o pietre. Per quanto riguarda la fertilizzazione, questa è una pianta che necessita di parecchie cure. Dovremo quindi fornire ferro e un giusto equilibrio di rame. Ovviamente dovete anche avere un impianto di CO2
e l'illuminazione dovrà essere forte e diretta, con lampade che superano anche i 6000 gradi Kelvin. Un altro accorgimento molto importante è che se vorrete inserirle nel fondo, nel substrato, dovrà essere almeno alto 10 cm. Il range della temperatura ideale va da 22 gradi a 28 gradi. La luce richiesta è molta. La velocità di crescita è medio-alta. Il range del pH va da 5.8 a 7. Il range del GH va da 6 a 16. La difficoltà di coltivazione in generale è abbastanza difficile. Un vasetto di Alternantera al dettaglio viene venduto a circa 5 euro. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e Materiale Tecnico. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Ti invito a lasciare un commento per eventuali informazioni e a mettere un mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.